Chiunque di noi è a contatto col pubblico, parlo di commercianti, e nei commercianti ci metto anche elettricisti, meccanici, idraulici, di tutto. Sappiamo che il nostro datore di lavoro è il cliente. Inutile ci giriamo attorno. Il cliente è come se fosse il nostro principale e nessuno lo mette in dubbio. È anche vero che tutti noi abbiamo dei gusti in ogni campo. Per esempio, nel mio campo, l'enologia, io ho determinati gusti relativi ai vini. Magari dei vini che costano un sacco di soldi, a me personalmente fanno schifo. Magari dei vini meno pregiati, secondo me, sono una bontà. Però se un giorno arrivasse una persona, anzi arrivasse un branco di delinquenti che dicessero: da domani tutto quello che hai studiato fino ad oggi, tutto quello che hai fatto fino ad oggi, basta, chiuso. Da domani si berrà soltanto Coca-Cola. Coca-Cola con limone, Coca-Cola con aranciata, Coca-Cola con nespole, queste cose qui, diciamo. Io direi no. La Coca-Cola piace a te, a me fa schifo. Io ho passato una vita nell'enologia, a studiare, a vendere, a consigliare determinati tipi di vino. A me questa cosa non mi sta bene. Sicuramente non avrei l'atteggiamento di alcuni meccanici diventati famosi sul web che per non mandar via quel branco di elettroidioti che possono essere un 3,5% del loro pubblico, si mettono a dire: no, però non dobbiamo demonizzare le autovetture elettriche, non dobbiamo demonizzarle, queste automobili non è vero che prendono fuoco, il problema e che prendono fuoco ma non si possono spengere in caso di necessità. Fanno gli esempi dei tunnel in cui potrebbe svilupparsi un incendio, un incidente di autovetture elettriche, una cosa praticamente apocalittica, perché se tu ti trovi in un incendio, in un tunnel, come si chiama, in un viadotto con queste macchine elettriche, tu muori bello tranquillo come un sorcio sullo spiedo. Quindi io ammiro i meccanici che ci sono sul web, compreso uno scomparso che ha deciso di togliersi la vita, poi chissà. Era molto simpatico, sono belli i video che fanno gli attuali meccanici sul web, ma quando io comincio a sentire: no, però l'auto elettrica non dobbiamo demonizzarla perché in realtà ognuno fa la propria scelta, ecco, questi sono dei personaggi uguali a un enologo che quando gli dicessero dal 2025
40 non si potrà più vendere vino, dicesse: sì, però anche la Fanta col limone quasi quasi è buona quanto un vermentino aragosta o quanto un chardonnay. Io probabilmente non diventerò mai ricco come questi personaggi che vi ho accennato. Questi personaggi che vi ho accennato, che per un pugno di elettroidioti sono capaci di rinnegare anche il loro lavoro, il loro mestiere, perché dietro io l'ho fatto il meccanico, ancora mi diletto con la meccanica. Dietro il lavoro di meccanica, di meccanico, c'è un'infinità di studi che non si possono spiegare in pochi minuti. E allora, quando arriva una tecnologia sbagliata, perché è inutile che vogliono dire sì, ma però l'elettrico potrebbe andare bene per le basse percorrenze città. No, l'elettrico è una merda. L'elettrico è una merda. La tecnologia delle auto elettriche è una merda, anche perché non sono auto elettriche, attenzione, sono auto a pile, che è molto differente. Auto elettrica vorrebbe dire la capacità dell'automobile di autoalimentarsi. In questo caso l'unica cosa che alimenta l'auto sono le pile. Le pile che già da nuove vanno in corto. Figuratevi quando avremo sulle strade un'auto elettrica che ha 6, 7, 8 anni, che è praticamente il limite temporale in cui un accumulatore comincia a dare di matto. Rimango schifato, eccolo il giusto termine. Rimango schifato da questi meccanici sul web che predicano male ma razzolano bene, perché loro, conoscendo la tecnologia, queste porcherie non le compreranno mai. Eppure si vendono per un pugno di elettroidioti. Schifo, perché va contro la deontologia professionale. E io credo che la cosa più importante nella vita, oltre agli affetti, alla salute, alla possibilità di essere persone piacevoli per la società, persone positive, ci sia la deontologia professionale, che probabilmente supera qualsiasi ostacolo, che fosse anche economico. Quindi una delusione completa, anche perché poi i fatti parlano chiaro, e naturalmente ci sono anche tante persone che si fidano delle parole di professionisti, perché poi alla fine sono dei professionisti, e poi rimangono scottati. Brutta, veramente brutta come cosa. Ditemi cosa ne pensate. Ci vediamo domani. Ciao a tutti.